130-150 euro in più al mese per un anno. A dover pagare sono i 5 condomini di una delle 3 palazzine Ater del Lungomare della Salute a Fiumicino. L'azienda a sua volta si è vista recapitare dalla CEA un conguaglio di 11.000 euro relativo al servizio idrico del 2011. Risulta abbastanza evidente che non si ha a che fare con un effettivo consumo domestico di acqua. 4-5 anni fa sono venute 2 persone, sicuramente dell'Ater, dove diceva che la CEA gli ha segnalato un consumo anomalo di acqua in questa palazzina. Di conseguenza abbiamo fatto i dovuti controlli, chiudendo tutti i rubinetti di casa, il contatore si fermava, pertanto questi ragazzi hanno detto ma forse saranno sbagliati e se ne sono andati. E poi è finito così. Abbiamo parlato con qualcuno dell'Ater e loro non accettano bollette dove si possa scorporare il consumo dell'acqua, pertanto siamo costretti a pagare per intero. Io sto da solo dall'82 e mi è arrivata questa bolletta di 151 euro per 12 mesi, quando io già ho pagato l'anno passato 37 euro di acqua per 12 mesi in più, oltre ai 32 che pago ordinario tutti i mesi da alcuni anni. Mi sembra giusto, io sto da solo, posso spendere tutti quei soldi per quest'acqua. Quello della perdita d'acqua presunta, si fa per dire, non è l'unico problema. A preoccupare sono le condizioni generali di fatiscenza di queste palazzine. Filtra l'acqua quando piove tanto. E io ho l'armadio che se devo stare sempre i modificatori, puzza di muffa, le cose. Spaccato, se viene dentro, vede tutti i spacchi sulla. Un giorno o l'altro faremo la fine dei sorci, proprio la fine proprio dei topi. Se schiaccerà sto soffitto perché ci cascherà addosso. Cascono tegole tutti i giorni. Cioè non puoi usufruire di un giardino perché hai sempre paura che c'è il vento e ti cascano addosso. La manutenzione qua è scarsa, in sostanza l'Ater no, si fa vedere soltanto per riscuotere. Sì, solamente per riscuotere i soldi e se non riscuoti ti intimidiscono anche perché ti possono mettere sul posto e dici tu non hai pagato e comunque non puoi usufruire di questa casa e ci hanno pure il coraggio di dirti da mandarti via. Abbiamo chiesto un tavolo interistituzionale tra Comune, Acea e Ater e oltre alla fatiscenza che è sotto gli occhi di tutti degli immobili dal 1980 che non si interviene in maniera pesante e strutturale sugli immobili, riteniamo anche che vi siano molto probabilmente delle perdite sull'impianto di riscaldamento, visto e considerato che gli inquilini non hanno mai lamentato altro tipo di perdite con relative diminuzioni della pressione dell'acqua. Gli inquilini ovviamente temono che se davvero c'è una perdita d'acqua che perdura ormai da 4 anni, anche in futuro possano arrivare richieste di conguaglio assurde come quella che si trovano a fronteggiare ora, con l'obbligo di pagare per non risultare morosi e quindi a rischio sfratto.